è stato un episodio sporadico che raramente avviene, in quanto c'è un bel dialogo, un bel rapporto fra gli operatori nostri e gli utenti che fanno ingresso al locale. È stato protagonista a suo malgrado del movimentato episodio dello scorso fine settimana all'esterno di una discoteca aretina anche uno degli operatori della security di Ombra, agenzia di sicurezza privata e investigazioni. A un certo punto della serata è stato portato fuori un avventore dai propri amici, in quanto era abbastanza alterato da sostanze alcoliche, pare, e a volte mischiano un po' le situazioni. Cose che non circolano all'interno del locale, quindi sicuramente era già pronto e preparato. Una volta accompagnato fuori, ha dato un po' in escandescenza con gli amici perché non capiva il motivo. Ha tentato di rientrare con violenza. Un operatore nostro si è interposto, come da ordinativi che hanno, in quanto era palesemente alterato, e l'ha aggredito a calci e pugni. L'operatore si è difeso e ha preso una botta nel naso con copiosa uscita di sangue. Nel contesto, quando questo signore ha dato in escandescenze, è stata chiamata subito il numero d'emergenza, il 112, da parte nostra. Abbiamo movimentato tutti perché lavoriamo molto in prevenzione. Avendo firmato questo accordo anche di collaborazione con le forze di polizia e quant'altro, cerchiamo sempre di prevenire le situazioni. Gli operatori nostri sono addestrati nel sopportare, tra virgolette, tante situazioni, e in questo caso però c'è stata un'aggressione che è stata limitata subito perché è avvenuta questa situazione. Gli amici di questo ragazzo l'hanno trattenuto e l'hanno tenuto fuori, quindi poi c'è stato l'epilogo. All'esterno del locale noi utilizziamo una o due unità per fare le pulizie, e quindi tutti li vedono che hanno scopa e cassettina per raccogliere le cose che sono all'esterno e che non vengono portate dall'interno del locale, perché chi è dentro il locale sa benissimo e viene fermato alla porta che non può portare bicchieri e qualsiasi altra cosa.